siamo arrivati a parlare oggi del topolino numero 3278. Iniziamo. Ciao a tutti, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm prodotta dal mio studio di grafica Oirad. Come ho detto, oggi parliamo del Topolino 3278, che è l'ultimo numero, a quello che ho capito, nel quale esploriamo Topolinia con la guida turistica. Le prime due storie sono la prima e seconda parte di un'unica grande storia, che è appunto Topolinia 20802, maratona con contratto. Nel prepararci ai festeggiamenti per i 90 anni di Topolino, in questa storia lo troviamo nei panni di un giornalista che appunto lavora nella sede del giornale che è a Topolinia 20802. Qui viene incaricato dal caporedattore di stilare un riassunto di quella che è la maratona della città, e al contempo però Topolino vuole essere incaricato anche di controllare l'opera di due avvocati che vogliono mettere le mani sull'eredità di un imprenditore, la cui appunto unica discendente è una donna che sta forse per firmare delle carte sbagliate. Circondato quindi dai suoi amici di Topolinia, Topolino si barcamena fra queste due vicende, tra questi due importanti eventi, uno pubblico e uno molto più privato, in un susseguirsi di tavole molto colorate, forse anche troppo colorate, piene anche di molte sfumature, e dal disegno alle volte molto deformato, soprattutto per quanto riguarda la fisionomia stessa di Topolino. A differenza delle storie precedenti che raccontano appunto la vita sociale di Topolino, qui troviamo un racconto un po' più corale, nel quale non c'è solo uno o due personaggi che aiutano e accompagnano il topo, ma ce ne stanno più di uno, appunto tutti quelli che abbiamo trovato fino a questo momento. Abbiamo poi Paperino e la fortunissima calamitosa. Per la prima volta Paperino sembra vestire un po' i panni di Gastone e quindi la fortuna sembra baciarlo, e man mano che la storia va avanti Paperino si ritrova sempre più sotto l'occhio della dea bendata, però sembra allontanarsi sempre di più al contempo appunto da quella che è la sua vera vita. La storia è molto carina, i disegni sono molto belli, quasi minimal, però riescono al contempo a rendere tutti i dettagli e a far capire anche in quale ambiente si trovano i personaggi. In Zio Paperone racconta il valore di un cent, abbiamo Zio Paperone che sta raccontando l'importanza di ogni suo ritrovamento economico, di ogni scoperta di un tesoro, ma lo sta facendo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Una storia molto molto breve, ma anche molto bella da vedere e soprattutto divertente da leggere. Con i Bassotti e l'epopea campagnola troviamo finalmente questa banda di ladri protagonista al posto finalmente di Gamba di Legno. Gamba di Legno, che veniva sempre visto nei fumetti precedenti come al solito come un ladro che non riesce a compiere i suoi colpi, e qui questa eredità passa ai Bassotti. Bassotti che qui incontrano Dinamite e Bla. La storia è veramente molto carica e carina, perché i Bassotti stanno scappando dall'ultimo colpo, mettendosi al sicuro dalla polizia, nascondono il maltolto e il giorno dopo cercano di recuperarlo. Nel recuperarlo però appunto si imbattono in Dinamite e Bla, e da qui si scatena una lunga serie di eventi che porta a una conclusione altamente divertente e altamente ironica. L'ultima storia è dedicata a Wiz Kids, terza parte, Blu. Come ci siamo soffermati su qui nella settimana scorsa, oggi invece lo facciamo con Quo, appunto uno dei tre Paperotti, quello vestito di azzurro. La missione dei qui Quo qua è quella di, dopo essere stati resi dei supereroi con una macchina di Archimede, è quella di recuperare delle gemme che potrebbero attivare un mostro che potrebbe distruggere il pianeta. Quindi sono in contrapposizione con altri tre fratelli, i Weird Brains. Questa volta deve ricercare una gemma che si dice custodita da un drago. Come nella volta precedente, e qui c'è molta poca originalità nello schema narrativo, la storia si intreccia tra le gesta che deve raccogliere la gemma e tre finti
Quindi i tre robot qui qua qua messi su da Archimede per non far capire che in realtà i veri qui qua qua sono scomparsi. E quindi si alterna la storia tra le avventure reali di qui qua qua, in questo caso abbiamo detto Quo, e quello che accade a scuola, rovinando forse in parte quella che è la reputazione scolastica dei tre, però facendolo in maniera forse divertente. Il forse lo dovete decidere voi. Inutile dire che appunto i disegni sono quello che sono, non è una cosa dispregiativa, nel senso che i disegni sono schifosi, sono brutti, sono inguardabili. Hanno uno stile diverso, uno stile più moderno, più deformato, che può andare incontro ad alcuni gusti, ma appunto, come si è capito ormai per la terza volta, non sono i miei gusti. Per la nostra classifica top e flop vediamo la flop in sceneggiatura, che è appunto Wiz Kids, perché come ho detto l'escamotage narrativo, lo schema narrativo non è per niente originale, sta semplicemente ripetendo quello che già è successo nella puntata precedente e quindi è un flop. Mentre sceneggiatura top è Zio Paperone racconta il valore di un cent. Disegno flop, non posso dire sempre Wiz Kids perché ormai è assodato e dovrò dire sempre loro per tutta il tempo finché non finisce questa storia, quindi disegno flop è la storia di Topolinia 20802, perché appunto troviamo un topolino che è il protagonista, molto deformato, questo profilo di questo topo che è molto strano, non mi è molto piaciuto, e non è l'unico elemento appunto deformato di questa storia, di questo disegno. Mentre il disegno top lo troviamo in Paperino e la fortunissima calamitosa, che ancora devo ben capire questo titolo, ma almeno il disegno è importante e divertente. Ovviamente questo è quello che penso di questo volume, il 3278, quindi ora sta a voi farmi sapere cosa ne pensate al riguardo, qual è la storia che avete preferito e soprattutto se vi è piaciuto, anche se non ne ho parlato, il viaggio turistico di Topolinia. Io l'ho trovato molto interessante, forse un poco più bambinesco, però comunque necessario, ed è stato bello vedere la struttura architettonica di città e edifici. Quindi aspetto di sapere i vostri pensieri nei commenti qui sotto, e se questa puntata vi è piaciuta ricordate di farmelo sapere cliccando il mi piace e condividendola con i vostri amici. Io vi ricordo che potete trovarmi su Facebook, Twitter e Google+, ma anche su Periscope, Instagram e Telegram. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella al lato per attivare le notifiche. Mi trovate su www.re-censo.it e potete continuare a parlare e a condividere le vostre passioni sul gruppo Facebook Il Salotto dei Recenziani e sul gruppo Telegram Il Salotto dei Recenziani. Io sono Dario, questo era Recenso e noi ci vediamo domenica prossima con una prossima puntata, sempre qui, sempre su Recenso, pronti a sfogliare un nuovo topolino e a volare nel mondo della fantasia Disney.